Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Manico of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Leone e siamo qui oggi pronti per fare una partita. Per essere precisi, oggi giochiamo la sfida di... selezionata di Francesco De Angelis, che la giochiamo con Isaac perché non mi ha dato personaggio con cui giocarla. Quindi Isaac personaggio base, usiamo lui. Ora dobbiamo sfidare per la sfida K91X AFR2. E... challenge, però niente di che. Wits, tecnologia 0 e continuo. Quindi The Wits, mettimi The Wits. Tech, ok, tecnologia 0 e continuum, dov'è? Eccolo qui, perfetto. Vediamo. Bellissima, carinissima. Via, andiamo a goderci questa challenge. Quindi praticamente spariamo sbarre di technology che fanno danni ai nemici. Che figata. Ovviamente continuum serve per credo sia il range, se il fatto che così tornano a schermo. Se ottengo un range up diventa la cosa diventa abbastanza interessante. Ciò significa che io posso mirare più o meno come mi pare, perché se miro dritto comunque funziona lo stesso. Minchia quanti consumabili ho ottenuto. Se miro dritto più o meno funziona lo stesso. Tecnologia 0 forse ha un po' più di danno delle tiers normali. E con questa come funziona? Aspetta, speravo qualcos'altro sinceramente, ma va bene. Andiamo a vedere qui dentro com'è Ragman. Sì, mi sembra che faccia comunque più danno di un normale raggio di tecnologia per un secondo, ecco. Sì, mi sembra molto più di un danno, anzi. Proprio tanto danno. Bene, non è male. Allora, come challenge carina. Non voglio una HP up, ho deciso. Voglio qualcos'altro, vai. Magic 8 Ball, no però. Una presa per il culo perché è meglio una HP up. Vabbè, Crackjack è una HP up più un famiglio che Blue Baby Soul. Non è niente di che, ma è meglio di una HP up base. Leviamo questo cursore del mouse che mi stavo dimenticando di levarlo. E il resto va bene così. Sono appena uscito dalla live della domenica, quindi sono... mi piacerebbe dire relativamente stanco, ma è una bufala, sono stanco. Vi chiedo scusa, ma devo registrarla un po' prima. Perché ho sparato... ah, si collegano anche le lacrime di Blue Baby con questa storia, figo. Comunque, quindi vi chiedo già scusa per se non darò il massimo a livello mentale in questa partita, ma un po' di stanchezza si sente, purtroppo. Oh, salve! Ti prenderei perché mi aumenti le tiers. Di base questo è un buon motivo. Poi posso sparare, cioè posso cominciare a sparare in tutti i metodi che io voglio. Io posso sparare 360. Che figata che sparo in 360 oltre a aumentarmi le tiers. Non so se questo è un tiers oltre al limite, ma credo di no. Però comunque che estrema assurda figata che sta diventando di già. Mi piace, riesco a aumentarmi il danno e sono a posto. Danno in range, se riesco a aumentarmi in range lo stesso sono a posto. Se riesco a aumentarmi in range sono più che a posto, sono perfetto. Cursa ad unknown, va bene. Intanto ho 4 cuori, non ci vuole tanto a capirlo. Mazza, mi piace, mi piace come sta andando. Un po' di fortuna, ammetto. 4 cuori e 1 di fede. L'acqua santa la rirollo subito, perché l'acqua santa no. Perché l'acqua santa è troppo santa per me. Io non mi sento santo, quindi niente acqua santa, mi dispiace. Addio. E vado a rirollare l'acqua santa, che intanto ci sono poche cose peggio dell'acqua santa. Robo Baby 2.0 non mi cambia la partita, però lo prendo giusto perché non voglio rirollarci altro là dentro. Quindi fanculo. Vai, andiamo così di cattiveria proprio. E vediamo cosa mi offri l'annulla. Usiamo la chiave qui. Speravo in meglio. Vabbè, i centesimi mi interessano. Posso prendermi comunque questo. È una chiave. Ok, dai. Ho preso un cuore di fede e una chiave. A costo 5 praticamente. Cioè, ne è valsa la pena. Cioè, ho un cuore di fede a costo 5. In realtà, dobbiamo essere precisi. Che può andare bene, dai, può andare bene. Non me l'aspettavo quasi. Mi sono cagato in mano. Vai. E sono morti tutti? Sì, mi sembra di sì, possiamo proseguire. The Magician lo voglio utilizzare contro un boss per vedere come funziona.
dovrebbe essere figo il suo effetto, no? In teoria. Poi non ne ho idea, però ci spero. King Baby non mi interessa di per sé. Potrebbe creare belle combo, però non mi interessa in realtà. Ora c'è la stanza del boss. Vorrei rollare al limite prima. Possibilmente il patto con Satana dovrebbe essere più utile da rollare che il patto normale. Un peccato che tecnologia zero non vada in seguimento, però va bene lo stesso. Che merda di oggetto. Rivoliamo questo. Dark Matter, un aumento di danno, quindi lo posso prendere. Pigeon Boy lo si può prendere, perché comunque è qualcosa di utile. Ci dovrebbe essere una batteria nel negozio, per giunta scontata, che posso utilizzare per rirollare gli oggetti che ci sono nel negozio stesso. Vediamo, magari può andarmi bene. Forse, non lo so. Fai così. E mi è andata bene. Preferisco The Compass, cioè la bussola. Sto per dire il compasso. Provate un po' di compassione per me che dico una cazzata genere. Comunque preferisco The Compass perché mi fa vedere un po' dove andare e posso così far durare di meno la partita. E la mia connessione, come sempre, ringrazia quando le partite durano meno e non dice mai di no. Anzi, grazie Leone, mi fa, me lo dice chiaramente, mi prende da parte, mi fa grazie Leone perché mi fai durare un po' di meno le partite solo per me. E fa bene a dirmelo, perché solo per lei, se devo fare partite di 6 ore, no, in realtà anche per me stesso, perché se no non ne farei comunque di 6 ore, perché devo in ogni caso pensare ad altro al di fuori del canale. Quindi sì, c'è, cioè, del canale di Isaac, delle partite di Isaac in generale, quindi ok, va bene. In ogni caso, vediamo cosa c'è qua. Charm of the Vampire, che sinceramente sono propenso a rirollare, ammetto, però vediamo cosa mi offre. Cioè, è bellino perché io posso spammare in modo differente il setup. È molto carino. E poi le stanze piccole funzionano estremamente bene. Ed è folle, un oggetto del patto con Satana. Non male. Cioè, è da sempre un oggetto del patto con Satana. Oltretutto, cioè, io ammetto che sto sparando a caso. Se avessi più tier, secondo me farebbe ancora più casino la situazione. Demon Baby non mi interessa, però. Come non mi interessano questi due oggetti. Puberty e tier sap, ok, non male. Forse riesco a rirollare almeno uno di loro. Andiamo a fare una stanza. Demon Baby lo rirollerei. Però Demon Baby lo posso prendere quantomeno. Mentre invece rirollerei sicuramente gli oggetti che ci sono nel patto in sé. Vediamo, se il patto è ancora aperto rirolliamo. Se non rirolliamo, non Demon Baby ma quello che c'è qua dentro, cos'era? Charm of the Vampire. Che Demon Baby fa danno, Charm of the Vampire non mi serve, cioè non mi fa nulla di che. Vediamo, no, niente, patto con Satana. Perché ho rirollato Demon Baby? Perché ho Duality ora. Grazie. E ne va sa pena per Duality. Sì, sono un coglione, vabbè, rirolliamo quello che c'è sopra. C'è tutto il discorso, non rirolliamo Demon Baby e poi lo rirollo, sono un imbecille. Ma va bene. Mi conoscete ormai da abbastanza tempo a sapere che è la cruda verità quella. Io sono un imbecille, quindi non posso farci nulla. Ole, vediamo qui dentro cosa mi offri. Oh, salve, te sei da rirollare. Te sei un reroll volantissimo che arriva e col saltello mi dice vai, rirollami. Cosa c'era nel negozio? C'era qualcosa di inutilissimo che però non era negativo come questo, ecco. Quindi sì. E poi ovviamente otterrò un'altra carica. Vediamo cosa c'è nel negozio a proposito. C'è lo stopwatch, c'è una batteria. Proviamo a fare una cosa del genere. Speravo un po' più di soldi. Grazie a te. Lo stopwatch lo vorrei, però non so se me lo darai. Ora vai qui. Rirolla questo. Mystery Sack, va bene. Ok, perfetto. Perché droppa oggetti consumabili. In realtà droppa cose a caso, quindi va bene. Non so cosa droppa, però so che di certo è meglio di nulla, no? Il concetto sta lì, basilare, abbastanza basilare. In ogni caso mi servono 3-4 cariche. Se no devo comprarmi la batteria nel negozio, che non è un'opzione che mi piace troppo in realtà.
non è che sia la mia preferita. E non è detto che io abbia un continuo qua, anzi non ce l'ho sicuro. Va bene, due chiavi, grazie. Vediamo adesso il mini boss. No, come si può definire? Sì, il super rough. Va bene, se mi dai Mr. Mega mi va bene, dai, non mi lamento. Però dammi qualcosa. Mi ha dato le bombe dorate, che vanno bene, perché posso cercare la stanza segreta e altra roba. Però vabbè, preferivo altro. Stanza segreta qui. Ok, chiave dorata, avrei preferito altro. Cioè, proprio questa è una partita di... Mi piace bello, ma era meglio altro, ecco. Mi mandate a fanculo per partite del genere, lo so. Mi mandate a fanculo duro. Non vedo quanta roba c'è là dentro, perché in verità copre. È così. La svuoto, credo. Oggi credo che la svuoto, vaffanculo. Ok, non ce n'è più. Posso prendermi lo stopwatch o rirollare? No, preferisco lo stopwatch, perché aumenta la velocità. E ora quando prendo danno avrò sempre avrò sempre un blocco non un blocco, un rallentamento del tempo, cioè della stanza. Quindi i nemici si muoveranno tutti più lenti. Te sei un first in the end. Qua ci sono 3 tiers up. Oh, vediamo se possiamo andare oltre al limite. No. Però che culo. E first in the end. Bella, mi piace che sono arrivato a 5 di tiers così volantissime. Anche perché posso riollarmi tutta la roba che mi dice di... che mi dà le tiers ora. Quindi ho 5 di tiers, bellissimo. Come vedete creo composizioni fantastiche. Abbastanza fantastiche. Vabbè, Sharpo dei Vampire non è un oggetto negativo, ma non è neanche un oggetto positivo. Mi direte sì, però non è negativo, quello è importante. Vorrei avere anche lacrime penetrative. Se le avessi sarebbe fantastico. Fantastico, fantastico, fantastico. Direi Curse of the Darkness, ma va bene. Cioè, è normale. Oramai lo vedo quasi normale. L'importante è che vedo la mappa, ecco. Non la course in sé. Perché vedendo la mappa posso fare tutto quello che voglio. Mi piace che ho tre strade sbagliate, seppur ora bussola. Ok, un paio erano comprensibili, ma tutte e tre erano un po'... Cioè, almeno l'ultima in basso pensavo che avesse una diramazione, ecco. Non mi aspettavo che fosse anch'essa sbagliata. Mi aspettavo più questa che fosse sbagliata, ma vabbè, dettagli. Non posso entrare intanto là dentro, quindi cavolo ci andrei a fare. Oh, stanza rallentata e va bene così. La batteria forse mi servirebbe. Devo praticamente fare dei movimenti strani per fare in modo che funzioni perfettamente la cosa. Va bene, grazie. Cioè, per la cosa intendo... se facessi così... Va bene, non capisco. Che belle, le vedo come molto costruzioni geometriche. Il D20, salve, in partite differenti saresti utile. In questa no, perché non ho voglia di romperla neanche. Scapula, nope. Scapula no. Ah, ciao Grid. Vabbè, una ricarica dell'oggetto attivo. Più Steam Sale, no neanche. Ah, odio, odio, odio verso Grid. Solo ricarica dell'oggetto attivo. Vabbè, la batteria c'è sopra, eh. Però non vorrei abusarne, ecco. Cioè, non vorrei usarla, se fosse possibile. Scapular, vabbè, non è un oggetto che uno vorrebbe prendere. Cioè, non fa male Scapular, ma non neanche... Neanche dici è quell'oggetto della vita in cui dici lo voglio prendere. No, è lì, arriva, ti fa ciao. Ti batte il 5, magari se ne va. Perché ha fatto questa stanza? Non la completare, Leone? Sono un imbecille. Peccato, speccato anche una bomba. A sto punto torno indietro. Rirollo quell'oggetto e prendo la batteria. Dai. Tanto scelta. Voglio andare patti con l'angelo o patti con Satana? Forse conviene l'angelo per una volta. Crack of the sky. Bello che non ho più scelta, eh. Dead di 6. Via. Completiamo le stanze che ci mancano e vediamo quante cariche riesco a recuperarmi. Ecco. Quanta caricanza riesco a recuperare. Andiamo qui. Vediamo. Bomba. Bella. Poca, estremamente poca. A meno che non prenda una deviazione a sinistra qui, ma non può, giusto. Possibilità di 6 patto con Satana e patto con l'angelo. Più ghiotta per il reroll. Non che io lo debba usare, forzatamente, però è più ghiotta. Vai,
sparami questa batteria. Inutile che vada là sopra, non può avere dinamazioni. Quindi mi conviene andare avanti qui. Mi tengo un Blue Baby's Only Friend perché mi permette di fare un po' di porcate. Mi piace se che io mi tengo qua, creo i cancelli esattamente elettrici che mi permettono di riparmi il culo. Pentagramma aumenta sia il mio danno sia le possibilità che ottenga il patto con Satana, quindi non è male. Quindi posso rirollare effettivamente il Crack of the Sky e vediamo che cosa mi dà di buono, eh. Leo, lo prendo solo perché sono io. Non c'è motivo logico. Dai, su che sto prendo danno, lo sapevo. Non c'è motivo logico per prendere Leo. Non rallenta, però non fa neanche effetti che ci oggetto della vita, no. Quindi non fa male, ecco. Dai, su, voglio prendermi tutti i danni in faccia da questi funghi. Lo dico perché spero che così mi sbaglio. No, va bene, ho preso il danno in faccia dal fungo. Ho preso un secondo danno in faccia dalla mia stupidità, invece. Più là è la mia stupidità che con il ribalzello mi ha fatto danno. Un cuore eterno, grazie. Stanza segreta. Potevi darmi un po' saldi di più. Ok, scusami. Va bene, scherzavo. Non c'era bisogno di darmi un po' di più. Perfetta sei. Proprio perfetto. Solo dire, potevi darmi un po' di più, sadisti. Vaffanculo, scherzavo. Il gioco se la prende quando fai queste. Quando parli prima della fine della stanza in sé. Secondo me qua non c'è la stanza segreta. Super segreta. È qui. No, è sotto. Ok, è qui. Vai. Dove minchia. Forse qui in basso. Non ci dovrebbe poter essere in realtà. Infatti non c'è. Non ho più voglia già di cercare. Quindi ce l'andiamo e basta. Ah, bene, dai. Su, via, sta andando bene la partita. E io muovo il coso, il cursore. Ok, scusate, lo devo fare. Non so se si è visto in realtà. Vai. Sinistra. Sì, era abbastanza palese questa. Questa era chiamata e palese. Non abbiamo il danno della vita, però comunque facciamo molto danno di per sé. Ah, giusto, posso fare una cosa del genere. Ok, che i funghi mi avrebbero dato fastidio in caso, ma va bene così. Addio. Cosa mi offre qua dentro? Oltre un bella doppia carica. Ti ho già preso, no? Vero? Non avete visto prima come l'ho preso e come ho curse dai? Cioè io... Lo dico, questa è una di quelle partite in cui non prenderò oggetti se sono in Curse of the Blind, perché Curse of the Blind è già uscito troppe volte per i miei gusti, troppe. Rirollalo, Yamert, prendo, metto a posto, preparo per il reroll. L'idea penso che è questa. Mi piace troppo quando c'è la prima pallettina così che va a ricerca e praticamente arriva verso i nemici. Però fa danno la prima lacrima piccola. Mi piace troppo come cosa. Non so neanche io per quale motivo esatto, però mi piace troppo. Vai, te sei un... Era Walk. Oddio, non mi ricordo cosa facevi. Non mi ricordo se fosse... Cioè, di solito io parto col principio. Se non mi ricordo cosa fa... non è utile. Restock. Ah, boh. Se ti piace così, gioco, che ti posso dire? Silver Dollar. Salve. Se il gioco piace così, io che ci posso fare? E dammi giustamente Silver Dollar era un po' troppo da tenersi, no? Non vi suonava un oggetto un po' troppo pesante da tenersi, ecco. Quindi facciamo così, no? Perfetto. Dio mio, che culo. Rirolliamo quello che c'è nel negozio. Batteria e possibilità di trovare doppio oggetto nella stanza del tesoro. Andiamo a mettere. Anche se per una sola stanza del tesoro non so quanto sia utile, voi mi direte. Sì, avete ragione in parte. Cioè, più che in parte avete ragione. Però chissene. Ci siamo, lo prendiamo. Non voglio rirollare ancora, quindi via. C'è una... No, non c'è una donation machine. No, un arcade, non c'è un arcade. Forse dovrei andare prima dal boss. Prima di andare a rirollare. Vabbè, devo rirollare Yamert in ogni caso. Già, devo rirollare Yamert, quindi.
6 e so spades, grazie, ma no. Cosa mi dai qua? Niente, grazie. Va bene, buona morte nemici. Non è qui per voi. Peccato che di uno non ho la carica. Vabbè, andiamo, deciderò io se andare sul patto con Satana o il patto con l'angelo. Grazie per i soldi. Guerra. Guerra fino a finisce male qua, perché praticamente vedete che cosa fa di bello la situazione. Patto con Satana e basta, non ho scelta, perché guerra è una posizione di merda. Oh, hello my dear. Hello my dear. Non ho molto da dire, hello my dear. Uno, direi è due, e direi è tre, e direi è quattro. Ho rirollato, non ho capito cosa è successo, cioè perché l'ha rirollato ed è scomparso poi, però in teoria non dovrebbe averlo. No, cavolo, ho preso a fare, intanto chi se ne frega, rirolla a caso, ma sì, fanculo, voglio morire intanto ora. Fammi morire, gioco, sono contento. L'obiettivo è morire per una volta. Strano ma vero. Abbastanza strano per essere precisi, ma vero. Bella. Mi piace una partita ma così. Mi uccido nella sacrifice comunque, ovviamente. Perché continuo a convenire in ogni caso. Buona morte, fammi ritornare in vita come Dark Judas. Quanto danno? 15. E quando hai 15 di danno cominciano ad arrivare le porcate della vita. Cioè i danni della vita, in realtà, per essere più che porcate, bah, i danni, che sono sempre cosa buona e giusta. Lo Yamart lo rirolliamo? Sì, dai. Cioè no, vogliamo andare... No, lo assorbo più che rirolla, quindi non mi interessa, dai. Vediamo qua cosa c'è. Bloccando. Ok, no, nulla. Dammi questi cuori di fede che sono molto più utili ora. Ma magari questi mi danno cuori neri, eh. Ho preso danni perché non ho mai e poi mai visto quella cosa, ma va bene. È Soul Void. Sì, io vado da... È da War, che fai? Velocità e shot speed bassissimi. Shot speed basso mi servirebbe tanto. Mi servirebbe proprio tanto. Perché così io posso muovermi molto veloce e piazzarle come voglio io per fare i cancelli elettrici in giro per la mappa, ma va bene. Ho 15 di danno, 15 di danno, qualsiasi strategia che io possa... E qua non prendo nulla, cioè, a parte la Polaroid, non prenderò nulla qui. È la roba del negozio perché sono scontata e non ha oggetti prettamente negativi, quindi posso permettermelo di base. Però, per altro senso, per altro canto, Dio, complimenti a me stesso. È perché tengo premuto due tasti. E se premo un terzo tasto per sbaglio, continua a muoversi dove gli pare a lui. Fine. Quindi sì. Vai, assorbo nella stanza. Non nel negozio, ma nella stanza qua. Assorbo con voi, giusto? È pur sempre una strategia, no? Ciao, belli. Addio, belli. Stiamo qui. Assorbo, mi ha dato luck e un tocco di velocità, va bene. The Devil, salve. Doppio effetto del che non può funzionare, però è un doppio effetto di The Devil. Abbiamo ora, ma va bene così. Se mi uscisse la blank card più ciò diamonds e una batteria nel negozio, avrei vinto la partita. Cioè avrei rotto la partita. Che culo comunque, che culo. Comunque vediamo qua cosa c'è. Un oggetto scontato che è scontato di suo, vabbè, come vuoi bullshittare te. C'ho diamonds, eccolo, c'ho diamonds, è arrivato. Ora cos'altro vuole arrivare? C'ho diamonds, c'è, dammi una blank card, c'è anche una batteria qui dentro, no? Perché sì, c'è anche una batteria, dai, manca la blank card. Su, vediamo qual è la blank card là in mezzo, voglio scoprire qual è la blank card, vai, sono curioso. Non c'è nulla con cui posso recuperare soldi? No, non c'è nulla con cui posso recuperare soldi. Cioè così sì, mi dà un sacchettino. Che mi dà questa. Dai, che quella 3 è la blank card, me lo sento.
stanza segreta con Super Grid che mi dà 25 centesimi. No, che ci ho sperato. Vabbè, peccato. Era un po' troppo, ammetto. Strength. Ok, mano, grazie. Magician, l'eremita. No, mia, c'ho Diamonds. Dai che c'è la Blanca. Dai che c'è la Blanca. Io credo nel cuore della Blanca. L'acebo. Portavo slot. Starter deck. Grazie. Tier detonator. Oddio mio santissimo, tier detonator è utile. È molto utile. Ma no. Dai, io credo nel cuore della Blankard. Io ci voglio credere nel cuore della Blankard. Io confido nel suo arrivo. Cioè, ci spendo chiavi per questa cosa. Te sei un'altra Show Diamonds. Ok. Una Show Diamonds non mi serve, quindi la posso usare. Se riesco a ottenere abbastanza soldi girando per il piano, con la Show Diamonds di extra che ho, posso fare porcate in ogni caso. Posso ottenere molti soldi di base, quindi va bene. Proverò pure a scoppiare quella cosa. Perché vuoi rompere la parità a tutti i costi, Leone? Non lo so neanche io, non mi serve. È già vinta più o meno, dai. Cioè, non è già vinta. È addirittura di vittoria. È in odore di vittoria. Te cosa mi dai? Carte. Temperanza. Doppia temperanza. The World. The Emperor. The World. Eevee Bag. Doppio Eevee Bag. Non ci credo. Che improbabilità statistica c'era. Perché mi capitasse il doppio Eevee Bag. Vabbè. Con i cuori di fede però posso in teoria farmarmeli io col doppio Eevee Bag. Già. Proviamo a fare una cosa del genere. Demper, salve. Usiamolo Dempress. Te sei. Nulla. Dammi la Cho Diamonds. Dammi questa. A seconda se c'è una un coso, non mi viene il termine. Un D6 shard. Ok, un D6 di 20 insieme. Se c'è una, aspetta, vediamo. Perché a me costano 3. Se c'è un cuore di fede in vendita io posso sfruttarlo. Comunque mi porterebbe a 10 e poi a 20 questa Cho Diamonds. No. Proviamo. Ok. Con un po' di fortuna dovrei riuscire a farcela. Eccolo. Questo è quello che intendo con un po' di fortuna. Sì, mi deve droppare roba, però è possibile romperla. Vai così. E mi triggera. Se no non farlo. Però comunque con un po' di lavoro è possibile romperla adesso. Non è del tutto rotta, però, cioè posso farcela. Anche perché ora io comunque... Adesso faccio così. 1, 2. Mi serve 25. No. Va bene così. Faccio così. Detonator. Body in a box. Fammi prendere un po' di queste. Jar of Flies. Glowing Hourglass. Chaos. Red Candle. Magic Scab. Oh, bella. Little Bag. Fast Bombs. Moving Box. Boom. Ok, grazie. Ora devo tenere un cuore rosso. Voglio divertirmi ancora di più. Minchia, quanto è degli Hierophant. Il cuore rosso c'è, perfetto. Il cuore rosso costa 2. Quindi se io faccio una cosa del genere. Questa è? Spades, va bene. Non volevo prenderla, vabbè. The Lovers, grazie, ci stava. Scusa. Ciao. Qual è quello che cerco? Placebo no.
Magic Fingers no, Tear Detonator no, Portable Slot no, Heavy Bang, salve. Uno così. No, va bene. Facciamo così, fanculo. Ho bisogno di un altro HP. Croquet Penny. Potrei farlo, ma voglio evitare. Te sei potato peeler. Se avessi un HP in più potrei farle più porcate in questo senso. Mi dai un HP in più, gioco, ti prego. No, Mr. Boom. Ah, ti odio quando fai così. Ho preso una chiave per pura sfortuna. Cioè, non sfortuna, per pura stupidità. Ruby Hourglass. Red Candle. Facciamo così, dai. Uno. Vai. Ok, finché me ne da due recupero. Merda. Il problema è che non mi sta più droppando roba. Oh, 5 centesimi, grazie. Non c'è una strength in giro? Adesso provo a vedere se c'è una strength in giro. Fatto è quello che mi serve, se c'è una strength in giro. Vabbè, qua. Okay, grazie, fai così. Te sei una di Angenman. Bene. Ok, se c'è una strength. Decelliot funziona. No, Decelliot non funziona con questa cosa. Purtroppo non funziona, sono abbastanza certo. Void no, Damper no. Dammi questa. Allora, senti, uso di 6 di 20 e mando un po' a fanculo tutto. Ma sì, ma va a cagare il gioco. Mi sono rotto le palle, vai. Mandiamola a fanculo del tutto, via. Ho deciso. Non so perché mi hanno preso di guardare un attimo a sinistra, non vi preoccupate. Vai, fanculizzati, di 20 di shard. Tamisabe, Obscurs, Banfriend, Forever Alone, Mamma Mega, ma sì, vai. Trinity Shield, grazie. Set Bombs, Anarchist Cookbook, grazie. Telepatia per scemi. Deck of Cards, che mi ha generato una Kensi Forever. Bloodbag, grazie. Piano C, ok, piano C lo eviterei. Però Bloodbag mi va bene, perché posso fare una cosa del genere. Figlio di buona donna, vero? E posso combattere per le monettine mie. Vai, vai. Ok, devo andare avanti così un pochettino. Più che altro per rimettere a posto la situazione del cavolo. No, ho fatto una cazzata. La cap, grazie. Di solito con questa percentuale è migliore, perché sono quasi certo che mi capita più di un centesimo. Quindi sono messo abbastanza bene in ogni caso con questa situazione. Cioè, al limite vado in pari, ecco. Perché invece prima era un pochettino più difficile, avevo bisogno di un HP in più. Fammi vedere qui. Mom's Box. Non c'è nulla di interessante dentro. Succubus, Damage Booster. Ok, Succubus è fantastico, più o meno. È uno di quegli oggetti che ti aspetteresti in un momento del genere. Grazie.
Così. Solo due un po' mi triggeri come cosa. 5 centesimi li voglio io, non sono per te, mi dispiace. Bound friend, però ho bisogno io. Io direi che la rompo e poi la finiamo, la finisco con calma io. Cioè, ve la faccio vedere alla fine. Ok, a fra poco. Bene ragazzotti, eccomi qua, sono pronto. È passato un giorno per voi. Ok, non l'ho propriamente rotta, ho preso una grande serie di oggetti e quindi ok, ci sono stato un pochettino. Oh, che noia che è stata, perché dovevo stare attento e evitasse il colpo. Ci sono stato un pochettino e quindi fuffa. Direi che quindi adesso, cioè in realtà neanche tanto, cioè sono stato poco per come di solito ci sto, però va bene. È stato più che altro molto, una cosa molto minuziosa per stare attenti che non prendesse, diciamo, non avesse problemi con il Bound Friend. In ogni caso, grazie per i colori di fede. In ogni caso, ora prendiamo di nuovo il Void, che era questo Leap Bag. Questo è il Void, prendiamo il Void e andiamo a completare questo piano. Perché possiamo. Abbiamo tanto danno, troppo danno. Perché ho trovato Cricket Sand. E non c'è molto altro da dire, sono abbastanza potente per poter fare tutto quello che mi pare e piace. Non userò il Void qui dentro, sapete? Voi mi direte perché mai? Perché sì. Non è propriamente rotta perché tipo non sono gappi ancora, mi manca tipo, credo, un oggetto. E quello divento. Però va bene, ci siamo. Di così non ne ho voglia. Ecco, molto semplicemente. Quando mi passa la voglia, mi passa la voglia. Dammi la Polaroid che andiamo per la cattedrale. E per il resto va bene così. Credo che si possa definire già vinta, no? Cioè, è tranquillamente vinta oramai. Ho anche Clone Death from Below. Ho una marea di roba. Doppia The Magician. Va bene, grazie. Una The Stars, non ci dovrebbe essere nulla. Però c'è il negozio, giusto? Potrei romperla ancora. No, grazie, basta. Mi sono rotto le scatole. Fanculo romperla ancora. La finiamo qui. La finiamo qui, ecco. Cioè, proprio, capite che anche che il leone si è rotto le scatole quando non vuole rompere la partita. I soldi sono miei, figlio di buona donna. I soldi devono essere miei. Mio Dio, ma quanti. Quanta luck ho? No, neanche i 500 di luck di culo leone perché non ho trovato l'oggetto. Però, cioè, cavolo comunque, fortunello in ogni caso. The Emperor, sei una gera. Te se ne hai sofferto. Ah, dammi una gera. Quella è un'altra gera? Doppia gera, me la prendo e andiamo. Sinceramente andrò a vedere cosa c'è nel negozio, però non mi interessa troppo prendere roba. Ammetto. Proprio ammetto. Col cuoricino perché non voglio soffrire, non voglio stare altri 27 anni nel negozio. Quindi vedo solo quello che c'è, se c'è un oggetto di gappi bene, se no fuffa. Non c'è un oggetto di gappi, quindi fuffa. Però il range sì, mi serve. Se aumento il range meglio è perché ritornano grazie a continuum. A volte ritornano, come si suol dire, a volte ritornano. Si sta registrando l'audio che sennò escono le peggiori parole da parte mia. Ok, sì. Cioè, voi lo notavate prima, io un po' meno. Direi di andare a vedere il patto con l'angelo in realtà. Perché posso fare uno. E poi due. E poi direi che non ho al 100% i patti con l'angelo, quindi vai così. Perfetto. Testo un arcano che uso. Ma quindi adesso che effetto mi dai? Nessuno, che devo che mi attivasse effetti strani. Va bene. Sì, prendiamo questo oggetto attivo che intanto chi se ne frega. Ah, l'ha usato? Non doveva avere due batterie? Andiamo a recuperare due batterie e poi torniamo indietro. 40 minuti di partita. Per fortuna che ho diviso il video in due perché così mi viene più facile caricarlo. Voi dite che ce frega. Nulla, lo so. Però mi viene molto più facile caricarlo. È meglio così, oggettivamente parlando. Sì, assolutamente meglio così per me. Più che altro perché così riesco a caricarlo in tempo tranquillamente, se no arrivo sempre con le scadenze pericolose, cioè che possono, che stanno scadendo. Effettivamente arrivo molto col sentimento di riuscirò a caricare il video in tempo oppure no, sono nella merda oppure no. Non sono nella merda, sono tranquillo, ora va bene così. Cioè potevo giustamente mettermi, premere sull'inverity e darmi uno a uno gli oggetti che voglio perché intanto è rotta, ma no, farmiamo.
Ma chi se ne frega, proprio vaffanculo, Leone. La tua vita sociale non esiste. Anche possiamo definire così. Bellino, se c'è la cosa per rirollare tutto il setup, giuro che lo faccio. No, rirolla. È un D6 questo, peccato. Peccato che sono un D6. È stato un quello che tutti noi ci aspettavamo fosse. Ci saremmo divertiti abbastanza. The Magician non mi interessa, dammi la mia gera. Perché la mia gera è una scelta leggera e quindi preferisco la gera. Sto sparando cazzate, ma non perché non ho più roba con cui parlare, ma più che altro perché è passato un giorno e ora sono a mal di testa. E quindi è brutta. È di base è brutta quando si fanno i video mal di testa. Infatti non credo che farò un altro video per oggi. No, in realtà non sono sicuro di... E quanta roba mi hai droppato. C'ho space, ho già 99 chiavi. Cioè, quanta roba hai voluto droppare, gioco? No, non vado nel negozio. Sì, mi manca un oggetto per divenire gaffi, lo so. E il mio divenire potrebbe essere toccato da ciò, ma va bene. Ehi, Waz. No, grazie perché mi fai scendere, credo. Quindi, ok. Adesso Diamond. Eviterei. Non sono full vita, però, ammetto. La cosa in parte mi turba di non essere full vita. Dovevo prendere in realtà io quel range up che mi aveva dato il gioco prima. Dovevo prenderlo effettivamente. Patto con l'angelo. Mon parfum. Parfum. Profumo di mamma. Ah, due angeli di livello di tipo 2, ecco. Lo prendo. Non volevo prendere il telon, ammetto, eh. Ammetto che Little Horn non volevo prenderlo. Dammi questa chiave giusto per bellezza. Oramai mi sono scocciato. Mi ha dato anche una chiave dorata. Andiamo. Un cuore di fede. Andiamo qua. Raddoppiamo. No, vabbè, quante cavolo di chest mi escono? Tante, perché funziona due volte. Quindi un quadruplicare due volte. Sono tanti oggetti che ci usciranno il prossimo piano. Ma va bene. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere cosa succede alla partita quando mi escono così tanti oggetti. In realtà può uscirmi qualsiasi cosa da quelle chest. Quindi io mi aspetto di tutto. Provo ad aprirle e vedo come va a finire. Testa una show clubs, 99 bombe. La temperanza non mi serve, dammi la gera. Ah, questa qua ogni tanto fa rimbalzare le mie lacrime, quindi non è male. Almeno fanno più danno di base. Ma va bene. Te sei una huge growth. Ho preso danno per una stanza, credo, e basta. Algit è carina, ma dammi la gera che voglio rompere questa partita. Salve inutilità della... Perché mi fermo ad aprire ormai sta roba? Cosa siete? Tuo clubs. Va bene. In quanto poco tempo morirà Isaac? Credo estremamente poco, ma va bene. Non ho neanche più voglia di aprirmi quelle ceste. La serie proprio chi se ne frega, la partita è già vinta. Lo so, sono diventato pigro. E con l'età, sto invecchiando, ragazzi, sto invecchiando. Addio, Isaac. No, riesce ad entrare in seconda fase, interessante. Non me l'aspettavo sta cosa. Ok, andiamo qui. Duplichiamo due volte con cera. E poi vediamo quanta merda ci esce, oserei dire. Una. Due. Dio. Qua si fa con calma. Ok, aumento di range. Sono diventato mamma. Ok. Tete. Vieni. E usciamo. E rientriamo un attimo. Che devo scavarmi una via praticamente. Dammi qui, dammi qua. Te mi dai carte. Se avessi dato delle gel avrei riso. Grazie. Chaos card, grazie, ma no. Gli HP così tanti non mi interessano. Dai, ti prendo perché sei... Non sei negativo. Ok. Per ora assorbiamo questi. Va bene. Perfetto. Apriamo un'altra fila. Cioè, mi stanno riapparendo quelli di prima, non ci credo mai. Se mi stanno riapparendo... perché giustamente sono... Non li ho presi, quindi...
si sono moltiplicati. Va bene, ok, ho capito che li raccogliamo tutti, vaffanculo. Mi sono rotto le palle anche io. Vai, 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 aprimi. Aprili tutto. Vai, raccolgo tutto, deciso. Full cuori rossi e andiamo alla mega satana. Minchia, quanti... ho breakfastato? Sì, ho breakfastato durissimo sta partita. Cioè, non li prendo più neanche perché non mi servono. È un po' una battuta prenderla. Dammi il Void, ma che me frega il Void. Dammi il buco Belial. Quanti 39 di danno. Shot speed a fanculo. Entriamo qua dentro, mega satana, vai. Usiamo una volta questo. Ci spariamo la The Magician. Vai di The Magician. Dammi questo. Ok, vai. Che mi offra la vita? Dammi. E se io facessi una cosa del genere? Non ho capito, ma va bene. Mi dispiace. Non mi è dato il Void. Peccato, mi dispiace. Mi dispiace veramente tanto, Mega Satana. RIP. Vabbò, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto il video, ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare un piace. Qua, Naleone. È tutto. Ciao a tutti, ragazzi. Quindi, a un prossimo video. Quindi, ciao. Non me l'aspettavo. Ciao.